fondo ancora che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio dopo io non lascio che mi prenda. La nostra pieve sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se lo fai. Ma pensando a me, al nostro fuoco che bruciava poi cenere. Ma tutto passa piano, pure se fa strano, io sorrido perché sono bello. Daniele, Neffa e i messaggeri della dopa. Che maglia c'hai stasera? The best. Non si vede bene. Eccolo qua, George Best. Best. Sole intorno a me. Ma George Best era irlandese, era, no? Gallese, cos'era? Irlandese. Irlandese. Pallone d'oro, sì, pallone d'oro del 68. Dirti una cosa. Tutti pensano inglese, invece l'irlandese. Voglio dirti una cosa, Cammello. Prego, Daniele. Intanto buonasera. Buonasera, ben trovato. Come sono andate le chiacchierate, le interazioni? Bello, bello, bello. Gente, guarda, carina. Gente che mi seguiva da 15-20 anni. Oggi è arrivato un album con tutte le mie foto, un ragazzo. Incredibile. Guarda, gente ho visto, per me. Ho visto il pezzo di Brunetti. Mamma, che carino. Bruno è forte, guarda che è un bravo persona, eh. Sì, ma sì, cercato. Sì. Gli ho detto, ma io volevo spiegargli. Gli ho detto, guarda che povero, non vede l'ora se entri dentro, Carinissimo. È forte, Bruno. Dimmi un po', oggi, 30 aprile del 90, 30 anni fa. Mondiale? 30 anni fa, mentre mangi la Macedonia. 30 anni fa, 30 aprile del 90. Che partita c'era? Ti dico solo questa cosa qua. Giuliani, Baroni, Corradini, Ferrara, secondo, Ferrara, Francini, Fusi, ci siamo? De Napoli. La coppia d'attacco era Carnevale, Careca. E tra le linee... un attimo, ma qua non era pieno, No, questi glielo sono la porzione per domani. Ma come ora? Che state facendo? Tu stai dicevo ce l'avevi dentro perché tra le linee il numero 10. Oggi ho visto il video che ha messo. Diego Armando Maradona. Secondo scudetto, 16 gol, Cammello. Con tantissimi, E poi si giocava meno, era più difficile. Calcio. Calcio non si ferma, lo puoi limitare. Salti il difensore e c'è sempre il libero. Ma no, che robe. Doppia, poi stringe il tempo, poi loro avevano Ferrara, Ciro e Francio, poi c'era Corradini e Baroni, sai che randellate, poi, cioè loro impostavano, loro perché loro, allora, io ho giocato con Francini, cioè okay. Guarda che Ferrara tu lo sai, giocava il calcio, allora Baroni ero libero coi piedi che prima giocava. C'era Renica però, sì prima c'era Renica l'altra volta, però Francini giocava, Corradini giocava, poi dopo lì avevano due mezzali, De Napoli che non è che menavano, solo andavano, solo che c'è un problema. Cazzo, con Maradona, te pensa che squadra che avevano? No, era una gran squadra. Vedere quel stadio là, la pelle d'oca. Oggi guardavo il video di Diego che ha postato. Io ho scritto grande Diego, incredibile. Ma hai visto? Avevo la pelle d'oca, ma l'ho visto 100 volte. Quei video l'ho visti 100 volte. Ma la gente che c'era, la bolgia che c'era. È incredibile, non esiste, non esistono queste robe qua. Queste cose bella succedono, quella. Queste cose succedono una volta nella vita di queste robe qua, non succedono. Sono degli incanti, non sono degli incastri, sono degli incanti, che è diverso. 7 anni a Napoli è una roba, cioè, stadio tutto esaurito per 7 anni di fila. Ragazzi, è incredibile, ragazzi, che storia. Senti un po', guarda che ci sono un sacco di messaggi che ho messo da parte, perché tu hai ascoltato quelli in diretta, ma quelli
che ci scrivono sono clamorosi. Dimmi, cammè. Guarda questo qua. Allora, Lele, grazie a tutti voi, specialmente a te, Bob e Nick, di farci passare ogni sera due splendide ore in vostra compagnia. Vabbè, la connessione che c'è tra voi, riuscite a fare i discorsi del calcio, discorsi profondi, senza mai abbandonare il lato ironico. In questo periodo solo dei coraggiosi come voi potevano creare una community con più di migliaia di eccetera sera. È proprio il coraggio di fare determinate scelte che fa spiccare in alto le personalità. Uscite alla pari, poi ci cita, no? A fianco di Tite e questa gente qua, Guardiola. Boh. Poi dice, questa può essere la frase che voi avete capito da tantissimo tempo. E cita lui. Dice, nella mia vita ho sbagliato più di 9.000 tiri. Ho perso quasi 300 partite. Ecco, Giorgio. 26 volte, esatto, i miei compagni mi hanno fidato il tiro deciso e l'ho sbagliato, ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Stanotte ho visto la 4, l'hai vista? L'hai vista? Ho visto fino all'8. Hai già visto l'8, ma la 4 per me, però voglio dirti che la numero 4 per me, aspetta, quella aspetta, i miei amici americani mi mandano delle robe, capito? Non riesco a vederli, non si vede più, non ti vedo. Cammè, ma questa fibra. Ma sta no, fibra ottica. Le altre volte andavo a posto. Ma che fibra ottica? Ma metti sta fibra ottica. Non va, te l'ho detto. Abito in mezzo ai giaguari, ai cammelli. Anche noi non ce l'abbiamo. Noi andiamo però abbastanza bene. Ma guarda che io ti sento, eh. Ah, ok, allora dimmi, dai. Il quarto, perché io ho già visto fino all'8, perché riesco a vederlo con le mie robe americane. No, ti spiego. Il quarto è quello dove lui capisce che da solo non avrebbe vinto. Ok? E con Phil Jackson si fida del triangolo che gli ha costruito Tex Winter, no? Che gli ha costruito questo triangolo dove tutti erano protagonisti. Sì. E alla fine palleggia addirittura Pippen. E alla fine lui cosa fa nel quarto contro il Lakers? Da Paxson, che fai? Bravo, bravissimo. Amico mio, me ne vado io. Me ne so. Hai capito cosa ha fatto loro? Phil Jackson gli dice quarto, partita a rischio. Gli dice, guarda chi c'è là sull'esterno. Chi c'è là? Lui dice, c'è Paxson. Gli dice, cercalo. Lui cosa fa? Lo vede smarcato, glielo dà, fa canestro, fa 18 punti di fila, bravo. Però si fida della preparazione. E questo argomento più che mai attuale. Il numero uno che gli dicevano, cominciavano a dirgli, ma tu sei il numero uno. Ha fatto il primo anno contro i Boston, ha fatto 63 punti in gara 2, che arrivi in finale. Ha perso. E gli dicono, ma tu sei il miglior giocatore di basket e non vinci mai. E lui cosa dice? Volevo arrivare a livello di Larry Bird e Magic Johnson, che poi Magic lo abbracciano in un abbraccio storico negli spogliatoi. Ma perché fa? Perché capisce che deve fidarsi delle idee. Allora, certo che la scelta è sempre un po' orientata su di lui, ma lui allarga gli orizzonti e cominciano a vincere. Cammello, le idee. Il talento abbinato alle idee. Sempre. Vabbè, se giochi gioco di squadra, Cameron, sai anche tu, non si vince da solo. E lui cosa diceva quando gli hanno chiesto, ma te ti ferisce il fatto che non riesci a arrivare a livello di Larry e Magic? Lui diceva, mi feriva tantissimo. Dice, tantissimo. E quando gli chiedevano, conta la squadra. E quindi fu clamorosa. Lì fu la svolta. Ma anche la connessione mentale col Phil Jackson, no? Era esigente lui, che poi vedrai quinto, sesto, settimo, era a volte era anche antipatico coi compagni, però cercava di tirarli su ai suoi livelli, capito? Perché comunque diceva, certo, per vincere bisogna essere a questi livelli qua, se non siamo a questi livelli qua non potete essere qua. Certo, ma lui era un animale sotto il profilo del lavoro, sotto la professionalità, però vedi, si spingeva oltre. Dicevano che era antipatico, comunque era troppo duro, però ora, dopo 25 anni, dicono, meno male ce l'hai tu, perché con lui hanno vinto 3 titoli la prima parte e altri 3 la seconda. Ma scusami, ma io non so, cioè tu eri morbido negli spogliatoi, tu? No. Ma tu ti ricordi come rompevi i coglioni o no? No. Lo so, rompi i coglioni, ma in positivo. Però se uno si offende e permaloso, tira indietro, dice, fa la faccina, sai quelle da culo che si risentono di cosa? Di uno che ti vuole trascinare la vittoria? Cioè, scusami, loro hanno perso le finali dove gli facevano un culo così Detroit e Michael Jordan mette su 5-6 kg di massa muscolare perché deve arrivare alla terza finale con loro e deve reggere il colpo. Insegna ai suoi compagni di non lamentarsi, di prenderla nei denti e star zitti. Tant'è vero che poi Isaiah e i compagni vanno via e non li salutano, ti ricordi? Sì, infatti.
mentre faccio dopo quella fine con Detroit, non va in vacanza, deve girare Space Jam. Lo gira, gli hanno messo il campo d'allenamento e si faceva palestra e tiri tutti i giorni, non è nemmeno andato in vacanza. Ma il suo allenatore personale, no, che gli curava la forza, cosa diceva? Gli chiedevo 6 ripetizioni e ne faceva 12. Sì, sì. Questo era Michael Jordan. Quindi, allora, se è messo giusto, tira. Se no, la passa. Cioè, hai capito? In un contesto dove tu... Perché qua il famoso triangolo di Tex Winter non era uno schema prefissato, cambiava continuamente, cioè l'ala diventava guardia, la guardia diventava play, sì, sì, ruotavano. Ecco, e Michael era dentro un sistema. Certo che è la stella, ma non è che bisogna inventare la stella. Da solo non vinceva da solo, sì, ma se hai visto, esatto, esatto. Ha fatto un coinvolgimento, ma soprattutto chi l'ha fatto il passo in avanti? Lui. Lui ha fatto il passo in avanti, bravo, sia verso l'allenatore che verso i compagni. E ha cominciato a vincere. Finito. Bravo Phil Jackson, perché glielo diceva in maniera che lo faceva capire, capito? Certo, ma perché? Non è che gli diceva, tu... dai la palla, gli diceva, secondo me se tu non puoi tirare, chi è libero? Lui, Paxson, abbi fiducia in lui, capito? Gli diceva in una maniera che... Bro, perché tu i campioni, dico sempre, devi meritarteli. Cioè tu sei l'allenatore, lui arriva, era un assistente, no? Viene promosso allenatore, tu puoi avere tutte le idee, le visioni, ma i campioni devi meritarteli. Poi, e per meritarteli devi trovare l'incastro giusto. Sì, poi devi allora si fidano loro anche. Allora Kammel, quando lui dice la prima volta che l'allargo, lo trovo sul perimetro, la mette dentro, dice wow, funziona, perché sei credibile, no? Perfetto, quando c'è quell'incastro, allora dopo sì che con i campioni e con la stella vinci. E forse è normale, no Kammello? Ma poi era sempre il libro, il tiratore da tre di Chicago, perché andavano a raddoppiare in due e anche in tre. Quindi... Sì, però non era lui. Cosa dissero? C'è una frase che mi fa impazzire, perché poi ci sono degli incastri anche a livello di comunicazione che ti cambiano il pensiero. Qual è stata la frase di Phil Jackson? La palla è la regina. La palla è la regina. Allora lui conduceva, faceva tutto e decideva. Ma se la palla è la regina entra nel meccanismo, nella totalità. Divento matto, cazzo. Avanti a ste robe. Capito? A proposito di calcio e basket. Ragionare. È sempre sport, che è Kammel. Capito? E soprattutto è collettivo. Quando c'è il collettivo è tutto uguale, Squadre di rugby. Certo. Tutti uguali sono, capito? Non ci sono... Quando c'è il gruppo, è conto il gruppo. Vince se c'è il gruppo. Poi se c'è le stelle è ancora meglio, no? Conosci Nestor Ortigosa? Più grande tiratore di calci di rigore della storia. No. Vuoi sentirla 2 minuti? Conosco Ginobili, tiratore da tre. Sì, Ginobili c'aveva 2 qua. Ecco, un'altra cosa di Ginobili, che ha sempre detto, no, Manu Ginobili, a proposito dell'Argentina, anche no, della generazione dorada, huevos, non si vince con huevos, si vince con qualità. Lui l'ha sempre detto, che huevos, questa qua è una cosa che vogliono sempre mettere dentro perché diventa mitologia, ma l'Argentina ha qualità, ha idea, ha classe, cazzo. E Ginobili, oggi sentivo un allenatore che paragonava un giocatore, ti dico anche chi, il Tata Martino quando allenava il Newell's e Nacho Scocco. Lascia stare, fai finta di conoscere queste persone, che tra l'altro Tata Martino dovresti conoscerlo. Però diceva che una volta gli ha detto a Scocco, Nacho, lo sai che tu mi sembri Ginobili? E lui non ha capito perché, perché giustamente tu paragoni Scocco a Ginobili. Ci sei? Sì, sì. Ci sei? Ti sento. Giri a vuoto o no? Sì, ma ti sento. Allora gli ha detto, perché? Perché Ginobili fa sempre la cosa che è necessaria. Ti posso raccontare di Ortigosa o no? Sì, vai. Sì, ma questa è una storia bella, eh? Ortigosa è un giocatore argentino col papà paraguagio, ok? Nasce dal Potrero. Cos'è il Potrero? Sono i campetti, quelli di ghiaia, sabbia, dove ci sono cadaveri, c'è di tutto, c'è. Botte, rocce, pietre, ok? Allora, la sua storia è clamorosa, perché è un giocatore che ha giocato la sua carriera tutta col peso che hai te adesso.
se voi andate a vederlo, e vi invito ad andarlo a vedere, praticamente si vedono tutti i rotolini di pancia nella maglia, no? Però il problema è un altro, che era un giocatore di una classe infinita, ribelle, no? Un po' anarchico, e la sua storia è molto semplice. Lui diventa una stella del San Lorenzo, e la sua caratteristica è che nasce dal Potrero, e anche quando diventa professionista torna sempre a giocare al Potrero. Voglio dire, lui cosa faceva con lo zio? Ma mentre giocava la campionato argentino, la Coppa Libertadores, lui al lunedì, ma non solo al lunedì quando aveva libero, andava a giocare a soldi, a gara di rigore, nei campi, quelli di strada. La gente lo riconosceva e diceva: ma tu sei Ortigosa, cazzo. E lui cosa faceva? Scommetteva soldi, un po' quando te giochi a ping pong, che sai che gli pulisci tutti quanti, no? Cammello! Lui andava col suo zio e ai campi quelli lì e si giocava, e non era un ambiente così comodo, giocavano, ascolta, cominciava alle 10 di sera fino alle 5 di mattina, calciava rigori, aspetta, all'infinito, e vinceva sempre, e scommetteva il triplo, cioè bancava 3-1, questa era la media, e scommettevano anche quelli fuori, però aspetta, non è lì, se non fai vincere uno fuori, cioè la strada per casa può diventare pericolosa, perché quello è l'ambiente. Però c'è un problema. Quando lui va sul dischetto del rigore della partita più importante della sua carriera, che è la finale di Coppa Libertadores, ok? Non mi dica sbaglia. No, aspetta, San Lorenzo, no. Nacional del Paraguay. Lui va e c'è la sua curva all'andata, là 0-0. Al ritorno, praticamente c'è la sua curva. Ci siamo? Che mentre va verso la porta contro la Buteler è la curva del San Lorenzo, una delle più belle del mondo, c'è tutto lo stadio che dice gordo, gordo, perché il gordo Ortigosa. Lui va sul dischetto, palla da una parte, portiere dall'altra. Nestor, aspetta, poi dopo cosa gli dico? Tutti lo prendono in giro perché è grosso, oppure quando va sui rigori gli parlano da dietro. E lui tutte le volte che ha tirato i rigori successivamente, che gli dicevano da dietro, diceva: ma che cazzo me ne frega? Io ho battuto il rigore più importante del calcio, perché è stata la prima Coppa Libertadores del San Lorenzo. Poi cosa gli dicono? Ma tu sei ciccione, sei gordo, come fai a giocare a calcio? Gli dice: gordo che? Che nella Coppa Intercontinentale sono stato più veloce di Ronaldo, perché loro vanno a giocare con Real Madrid. Dopo, no? San Lorenzo, Real Madrid, Champions League, Coppa Libertadores. Poi vanno a vedere il video, era 3 metri avanti, se no... Era 3 metri avanti. No, aspetta, che poi lo prendono in giro e gli dicono: eh sì, quando Ortigosa scatta è perché c'è un'empanada, un choripan o una pizza. Nestor Ortigosa è leggendario. Pensa che Maradona lo avrebbe chiamato in nazionale nel 2009. Maradona lo voleva nell'Argentina, però è stato un finale a 3 per vincere lo scudetto tra San Lorenzo Tigre e Boca. Non hanno fatto la selezione locale, e lui dopo è andato col Paraguay. Paraguay ha fatto anche finale Coppa America. Ma è una figura mitologica del calcio. Ha giocato per San Lorenzo, per Rosario Central. Ma se tu lo vedi, dici: non può giocare a calcio. Cioè in Italia nemmeno lo potevano guardare. Però giocava con un anticipo di pensiero. Era troppo avanti, però chiaramente ribelle, litigava con gli allenatori, si annoiava quando facevano il video... totalmente sudamericano, però una figura. Sì. E cosa dice sempre lui? Dal Potrero, che è quel campetto lì, si piglia le botte, nessuno viene espulso, impari a chiedere la palla, stai attento a subire il colpo perché ti arriva un pugno in faccia, non un'entrata da dietro. Cioè il Potrero insegna, ti crea le abitudini non del calcio, ma della vita. Questa è lui se l'è portato dietro, tanto è vero che ci tornava a giocare da professionista. Ortigosa è clamoroso, cazzo. Ma sai quanti me l'hanno messaggiato in privato di Nestor Ortigosa? Tantissimi, Sì, sì. Gli sono quelle figure che magari non sono state delle eccellenze, però hanno avuto dei momenti magici, no? Anche per delle scelte, per delle stranezze, per delle caratteristiche. Lui non ha il fisico da calciatore, però c'ha tutto il resto. Cazzo, e ha segnato il rigore decisivo in una Coppa Libertadores. Cioè, una roba incredibile. Infatti diceva, gli chiedevano: cosa serve per tirare i rigori? E lui diceva: ma per calciare i rigori? Dice: basta essere freddi.
Tanto dice, il portiere se si muove prima lo spiazzi, se non si muove, gliela mette due dita dal palo, non può mai pararla. Nessuno ha avuto nella storia la sua media di rigori battuti bene. Figa. Ma te quando andavi sul rigore un po' ti cagavi addosso, al di là della sicurezza e della concentrazione, o no? No, ero comunque... Te lo chiedo, cioè... È un momento importante, sì, Cioè, non vuoi mica sbagliare, Ugo. No, no, momento importante, non è facile tirare rigore, Cioè, calciare il rigore, perché tu dici, lo calcio bene, ma devi prenderla bene, devi stargli sopra, non devi zappare, non devi tirare alto. Poi sì, tu dici, vabbè, metterla tanto così dal palo, e bisogna essere bravi, Cioè, non è che è facile, la gente non lo sa, capito? Non è che la metti con le mani, Cazzo, cammello, è la palla diversa da un istinto di gara, o no? Sì, ma è. Poi aspetta, tu sei fermo, col pallone fermo, il portiere è fermo, quindi poi il portiere parte sempre prima, quindi deve essere proprio accanto al palo, sono terapia. Caro Lele, caro Daniele. Senti, ma quindi i ragazzi bravi stasera? Sì, è stata una serata diversa, dai, dobbiamo cambiare un po'. Tanta gente ci segue, ci fanno mille domande. Esperienze, i mondiali, 5 maggio, l'arbitro, sai, la gente vuol sapere comunque quello che passavamo, no? Quindi dicevo anche in nazionale che io comunque la sera prima delle grandi partite ero sempre tranquillo. Quando era mondiale, la sera prima ero sempre tranquillo, però mi svegliavo la mattina che avevo i battiti, mi aumentavano i battiti, lo sentivo, capito? Certo. Il cuore. Sentivo il cuore che batteva, no? Perché comunque, lo sai anche tu, il mondiale è la cosa più grande che c'è al mondo per un calciatore. E io ci sono arrivato tanto così. Sono arrivato tanto così, nel 2002. La prima riserva dei difensori, pensa, c'era io per i difensori, Ambrosini per i centrocampisti e Di Vaio per gli attaccanti, perché allora erano 23 più 3 riserve. E mi ricordo, pensa Kammel, che c'era Mark Iuliano, che prima di partire ha avuto per 15 giorni una piccola contrattura. Cazzo, io mi allenavo a casa, ma sapevo. Perché tanto uno il destino lo sa. Dicevo, non è un problema, cioè nel senso, perché poi dopo, quando ti dicono cosa hai fatto, cosa hai vinto, dove hai giocato, ho capito, ma tu devi contestualizzarlo il fatto che noi siamo partiti dal nulla. Cioè, certo, tu hai fatto più di 100 gol con l'Inter, per esempio, no? Ti ha messo la corona, prima Marco, poi ti è caduta, te l'ho rimessa io. Hai capito? Ma allora, nella fila c'è sempre uno che sta davanti e uno che sta dietro. Si è sempre in mezzo. Dipende da dove la guardi. Quindi, se tu pensi che uno parte da un paese di 5.000 anime, arriva a giocare in nazionale, scusami, Champions League, nazionale, segni in Champions League, in nazionale, giochi con grandi campioni. Parliamo adesso noi... a mezzanotte con 20.000 persone di calcio. E allora tu devi anche sapere dire grazie alla sorte, al destino. Cioè, no, Cammello, te quanti gol hai fatto ai mondiali? Tanti. Tu hai una media incredibile tra presenze... come presenze e gol è una delle medie più alte. Bravo. Non lo ricordavo, perché ne avrei anche saltato uno per infortunio. Però, cioè, tra presenze e gol è incredibile. Ho fatto 9 partite e 9 gol. Punto. Ma il mondiale Kammel è proprio l'apice, no? Quindi la gente vuole sapere, no, cosa provi, e ti dicono, perché poi io, giustamente, tu dici, vedi, tu hai cominciato da zero, dal tuo paese a 5.000 persone, io ero a Sydney, con i canguri, ho cominciato terzino sinistro, e poi a 23 anni, 14 anni e mezzo, dopo 9 anni mi trovo in Francia a fare un mondiale, primo mondiale. Da attaccante, non nemmeno terzino sinistro, attaccante con Baggio. Incredibile. Io andavo a vederlo giocare in curva, capito, a Firenze. Bisogna dire grazie. Poi è normale che non ho fatto il 2006 per infortunio e mi giro i coglioni a 2000, perché comunque 15 anni di nazionale ci deve essere anch'io, però che devi fare, Lele, così è. Vabbè, basta solo pensare a cosa ti diceva Paolo l'altra sera. Cioè, pensa Paolo che quanti ne ha fatti, quello che ha saltato. Cioè, hanno vinto, no? Ma questo però fa parte della vita. Però ripeto, secondo me la lettura giusta è che nella fila sei sempre in mezzo, se la vuoi vedere giusta. C'è uno davanti e uno dietro. Sì. Capito? E quindi così. E niente, cosa facciamo? Ti do il talento in più? Per la TV? Il talento lo voglio sempre io. Sì. Allora, il talento lo vuoi sempre. Quindi, parliamo. Mi viene da ridere.
Mi viene da ridere perché questo è clamoroso, perché questo segna più di te. Allora, Cammello, ascolta. Novembre 2004. Questo ragazzo è del novembre del 2004. Sai cosa vuol dire? Che non ha 16. Non ha 16 anni. Quest'anno ha fatto 4 gol su 7 presenze nella Yacht League, che è la Champions League dei giovani, no? Ok? In campionato, ti dico che ha fatto 20 partite, neanche 1800 minuti, 34 gol. Nell'Under 19, da quindicenne, cioè... Aspetta. L'anno scorso, che aveva 14 anni, nell'Under 17 ha fatto 28 partite, 50 gol. E chi è? Chi è? Uno col mancino che dribbla tutto? No, Cammello, Cammello. E chi è questo? Questo ragazzo è Moukoko. Moukoko gioca nel Borussia Dortmund. Questo ancora gioca... Borussia? No, gioca nel Borussia Dortmund. Questo gioca con quelli che hanno 3 anni in più. Ha fatto 50 gol l'anno scorso, 40 quest'anno. Moukoko, novembre 2004. Buonanotte. Di dov'è? È un camerunese, però è tedesco. È arrivato 10 anni ad Amburgo, ma adesso è al Borussia. Si va. E come? Ha invertito le leggi che dicono che il più piccolo soffre con i più grandi. Sembra lui il più grande, ma che ha 3 anni in meno. Fai conto di vedere un Watusso contro i pigmei. Tu l'hai visto giocare? Cammello, se tu vedi gol, se tu vedi come lui va dentro, va destra, lui conduce e tira sia col sinistro che col destro, ok? Conduce e tira, però è una superiorità netta, ma con quelli che entrano in più non c'entra niente, lui li asfalta e va in porta, potrebbe far gol tutte le azioni, ma lo scorso 50 gol aveva 14 anni con l'Under 17. Moukoko,